Ed eccoci al momento clou della serata. Ecco il momento della fusione. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Eccolo, eccolo. Ecco il crogiolo contenente il bronzo fuso a 1200 gradi per la fusione di questa nuova campana. Passiamo di qua. Via, 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 via. Scusate. Il materiale fuso. E lo resteranno nello stampo. Eccolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco. Ti benediciamo, Signore Padre Santo, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio per radunare gli uomini dispersi a causa del peccato, e al prezzo del suo sangue hai riuniti in un solo vile sotto un solo pastore per nutrirli e guidarli ai pascoli della vita. Concedi, oh Signore, che i tuoi fedeli accorrano alla Chiesa con festosa esultanza al suono della campana, e preservati dall'insegnamento della Chiesa, nell'unione fraterna, nello spezzare il pane, nella preghiera, diventino un cuor solo ed un'anima sola, ti lodino nella liturgia della gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Il suono della campana, la voce di Dio, l'anno della fede, ci porti alla speranza dell'amore di Dio misericordia. Amen. Amen. Ci vuole un giorno intero, un giorno intero. Ed ecco, la fusione è avvenuta anche quest'anno alla quarta edizione del raduno dei campanari del centro Italia a Trasacco in provincia dell'Aquila. E sono emozionatissimo di esserci stato anche questa volta. Ecco, il crogiolo pian piano ha smesso di bollire e adesso inizia la lunga fase del raffreddamento, che la vedremo domani. Emanuele vuole venire qui a spiegarci quello che ha fatto, Emanuele Allanconi. Buonasera a tutti, io sono Emanuele Allanconi. Sono l'ultimo della mia famiglia, siamo gli Allanconi di Crema, in provincia di Cremona, e come lavoro fondiamo campane. Noi portiamo avanti una tradizione che era presente a Crema da tantissimi secoli e sono veramente felice di essere qui a fare una campana, aver potuto fondere una campana davanti a tutti voi. Solitamente si lavora in fonderia, non è più come una volta in cui i fonditori erano itineranti, quindi troppo spesso la gente non ha idea di come si facciano lavori di questo genere. Io penso che oggi voi ve ne siete fatti un'idea. Avete visto dei filmati secondo me interessantissimi e avete visto fondere una campana dal vivo. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Sono sempre più rare le fusioni e quelle fatte in piazza veramente si contano sulla punta delle dita. Voi avete visto una fusione che sarà durata sì e no 5 minuti, probabilmente un'ora e mezza per arrivare in temperatura con il bronzo. Il bronzo abbiamo dovuto portarli a circa 1200 gradi di temperatura, perché in questa maniera il bronzo si scioglie, diventa liquido come l'acqua e poi si può fare una fusione come quella che avete visto. Prima però di fare questi 5 minuti di fusione e aspettare il forno che sciogliesse il bronzo, abbiamo dovuto lavorare circa 25 giorni in fonderia. Siamo partiti da un disegno, dalle scritte, da tutto quello che ci è stato richiesto. Da lì siamo partiti, abbiamo disegnato la sagoma e abbiamo realizzato questo stampo. Voi adesso avete visto che abbiamo fuso in un bidone di latta con sul mio nome e con dentro un po' di terra. Sinceramente magari tanti di voi fanno fatica a capire cosa ci sia dentro, però lì così c'è praticamente questo stampo di argilla
che è stato completamente sepolto nella terra. Questo perché? Perché così lo stampo rimane chiuso, la terra che sta attorno allo stampo fa da armatura, gli fa praticamente da contenimento, pressa in maniera che il bronzo non scappi dallo stampo e non vada male la fusione. Questi stampi sono tutti realizzati in materiali semplicissimi, quelli che mio nonno trovava 50 anni fa nel giro di 2 km dalla fonderia, quello che noi adesso chiameremmo un lavoro a chilometri zero. Una volta erano tutti così i lavori, spostare, andare a comprare materiali all'estero, così era difficilissimo. Si cercava di fare tutto con quello che si aveva a disposizione. Noi lo stampo è realizzato in argilla, è tenuto insieme dai filati di lino e di canapa, per fare le immagini è stata usata la cera d'api, per fare da distaccante tra uno stato e l'altro di terra è stato utilizzato latte e cenere. Sono tutti elementi semplicissimi che abbiamo a portata di mano tutti, però con quello che ci è stato insegnato dai nostri vecchi, con quello che ci è stato insegnato, ci è stato mostrato, noi arriviamo a creare quello che è un oggetto d'arte sacra, la campana, perché questa ha comunque immagini, fregi, decorazioni, tutti realizzati a mano. Tutto quello che vedete su una campana è realizzato completamente a mano. E quindi, cioè nel senso, questo qua è un lavoro che ti dà il senso di quanto è importante portare avanti una tradizione, non perdere i saperi, ascoltare quello che comunque le persone più grandi di te hanno da insegnarti. Io ho 31 anni, li ho fatti a febbraio, ho finito il liceo scientifico, mio padre è dottore, ho deciso di portare avanti la tradizione del nonno insieme a altri zii che comunque sono venuti prima di me, perché penso che sia un patrimonio di conoscenze di secoli che nel giro di una generazione potrebbe essere completamente perso. Se c'è un maestro che non insegna al proprio allievo, tutti gli insegnamenti delle persone che sono venute prima di lui vanno completamente persi. Nel giro di una generazione, di un istante, di un momento si perdono interi secoli di conoscenze. Quindi è importantissimo fare le cose e insegnarle, spiegare perché si fanno, come si fanno e fare in modo che le persone come me o anche i ragazzi più piccoli di me, i bambini che stanno crescendo, imparino cosa ci sta dietro un lavoro come questo. Come sta dietro al lavoro di tantissime persone, al lavoro artigianale. Adesso troppo spesso si pensa che tutto venga fatto in un istante, che venga stampato, in un giorno si fa una campana, in un giorno si fa una forchetta, in un giorno si fa qualsiasi altra cosa. Non è così, ci vuole tempo, si utilizzano tutti elementi naturali e quindi bisogna dare a loro il tempo di fare il loro percorso. Io se oggi faccio un pezzo di stampo con l'argilla, devo dargli il tempo di asciugare, non posso forzarlo, cioè va contro le leggi di natura. Io posso anche pretendere che lui vada più veloce, che asciughi prima, che faccia le cose meglio, però se la natura ha deciso che l'argilla ha un certo periodo per asciugare, che la cottura ci vuole in determinati giorni e cose del genere, io non posso stravolgere le leggi di natura soltanto perché mi fa comodo, soltanto perché vorrei avere una cosa più semplice, più veloce e magari più economica. Devo rendermi conto di chi sono, di quello che sto usando, di tutto quello che mi sta attorno e fare il massimo per avere un lavoro fatto bene. Domani spero di poter aprire la campana, spero che vada bene. In 5 minuti ci si gioca al lavoro di comunque settimane di lavoro. Questa è una campanina piccolina, è una campanina intorno ai 20 cm, quella dell'alzata per la messa, della sacrestia. Anche questa comunque ha richiesto 25 giorni di lavoro. Immaginate campane molto più grandi, una campana come la vostra che avete sul campanile probabilmente ci sono voluti mesi e mesi di lavorazione. Immaginate il fonditore che si gioca in 5 minuti il lavoro di 3 o 4 mesi. È come giocare alla roulette. Fortunatamente non è proprio così, perché comunque io so quando comincio a preparare lo stampo dove voglio arrivare, cosa devo fare per arrivare a quel momento e cercare di fare del mio meglio per arrivare ad avere una campana finita. Ovviamente non tutto si può controllare. Lo stampino è stato messo in uno scatolone, è stato dato in mano a un corriere. Io non voglio immaginare cosa abbia fatto quel corriere. Ho cercato di fare il massimo per imballarlo, per fare in maniera che arrivasse il più sano possibile. L'abbiamo controllato, spero che vada tutto bene. Domani l'apriremo, speriamo che vada tutto bene. Se non dovesse andar bene, sappiamo comunque che abbiamo fatto il massimo. Solitamente non succede, questa è scaramanzia. Lo dico solo per scaramanzia perché non vorrei domani avere la sorpresa. Penso proprio di no, perché comunque sono anni che lo faccio, sono anni le persone prima di me che l'hanno fatto, me l'hanno insegnato, quindi ho una ragionevole sicurezza che tutto il lavoro fatto vada a buon fine. Non sempre si può controllare tutto. E questa qua è un'altra lezione che un lavoro come questo ti insegna, il fatto che non tutto lo puoi prevedere, non tutto lo puoi considerare, non tutto va come vorresti sempre.
però ti insegna a cercare in ogni momento di fare il massimo per arrivare a avere il risultato che vorresti avere alla fine. Bravo, bravo. Grazie. Grazie, bravo. Allora, grazie, una cosa emozionante veramente.